Buongiorno carissimi, leggiamo insieme questa mattina dal libro del Deuteronomio, capitolo 18, versetti da 10 a 14. Non si trovi in mezzo a te chi fa passare suo figlio o sua figlia per il fuoco, né chi esercita la divinazione, né astrologo, né chi predice il futuro, né mago, né incantatore, né chi consulta gli spiriti, né chi dice la fortuna, né negromante. Perché il Signore detesta chiunque fa queste cose. A motivo di queste pratiche abominevoli, il Signore, il tuo Dio, sta per scacciare quelle nazioni dinanzi a te. Tu sarai integro verso il Signore, Dio tuo, poiché quelle nazioni che tu spodesterai danno ascolto agli astrologi e agli indovini. A te, invece, il Signore, il tuo Dio, non lo permette. Veggenza. Giornali e TV presentano di continuo delle pubblicità riguardanti indovini, veggenti, medium, che offrono le loro prestazioni per risolvere i piccoli e grandi problemi dei loro contemporanei. Ma Dio nella Bibbia condanna formalmente queste pratiche, come lo confermano i versetti che abbiamo letto poc'anzi. Dobbiamo prendere coscienza che non si tratta solo di ciarlatani, ma di persone che fanno entrare in contatto con il mondo dell'occulto, vietato e pericolosissimo. La Bibbia ci insegna che esiste un mondo misterioso di potenze governate da Satana, le cui manifestazioni soprannaturali affascinano la curiosità umana. Così, invece di cercare la risposta ai loro interrogativi e la soluzione alle loro difficoltà nelle promesse di Dio, alcuni fanno ricorso agli spiriti demoniaci, di cui diventano ben presto vittime e schiavi. Questo pericolo minaccia anche i cristiani. L'apostolo Paolo scriveva ai Corinzi: «Non voglio che abbiate comunione con i demoni». 1 Corinzi capitolo 10, versetto 20. Con ogni mezzo, l'astrologia, la veggenza, lo spiritismo e così via, Satana sottomette gli uomini e li trascina al suo seguito. Il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Resistetegli stando fermi nella fede, è scritto in 1 Pietro, capitolo 5, versetti 8 e 9. E ancora per concludere, Giacomo, capitolo 4, versetti 7 e 8. Sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete al diavolo, ed egli fuggirà da voi. Avvicinatevi a Dio, ed egli si avvicinerà a voi. Che il Signore ci benedica.